Maria De Filippi vuole Lorella Cuccarini al posto di Barbara D'Urso. Manovre interessanti in casa Mediaset, che starebbe già pensando a una new entry, come rimpiazzo, per la verace Barbara D'Urso. La conduttrice napoletana, infatti, a partire dalla prossima stagione televisiva, avrà uno spazio sempre più ridotto in TV. Ma i vertici di Viale Europa hanno già in mente un nome e cognome per il dopo Barbara D'Urso. TV Blog lancia l'indiscrezione bomba e svela chi potrebbe prendere il posto della Barbarella nazionale. Stiamo parlando di Lorella Cuccarini, che già quest'anno abbiamo avuto modo di vedere, su Canale 5, nelle vesti di professoressa della Scuola di Amici. Sembra proprio che i vertici del Biscione stiano corteggiando la ballerina, alla quale vorrebbero affidare, si mormora, un nuovo programma, in onda la domenica pomeriggio. D'altronde, la carriera della Cuccarini è stata un successo, sin dalle sue prime apparizioni televisive. Viene scoperta da Pippo Baudo, che a metà degli anni 80 la sceglie come showgirl nella sesta e nella settima stagione del varietà di Rai 1, Fantastico. Poco dopo, Lorella passa dalla Rai a Mediaset, nel varietà di Antonio Ricci, Audience, dove la vediamo esibirsi nella celebre canzone La notte vola, che divenne un vero e proprio tormentone, conosciuto da tutti, che le fece riscuotere un grande successo. Nel corso degli anni 80 viene scelta per recitare in numerosi spot pubblicitari della Scavolini, a cui presterà il volto per ben 20 anni. Negli anni 90 la vediamo invece al timone di numerosi programmi di successo, come Paperissima, Buona Domenica e Bellezze sulla Neve. Nel 1993 ritorna in Rai, dove viene scelta per presentare il Festival di Sanremo, insieme a Pippo Baudo. Non solo musica, nella sua carriera, ma anche la recitazione. Agli inizi del 2000, la bella Lorella recita in fiction televisive come Lo Zio d'America 2, Piazza di Spagna e L'Isola di Pietro 2. Nella stagione 2019-2020 ha condotto La vita in diretta, sempre su Rai 1, per poi passare, nell'autunno 2020, nuovamente in Mediaset, come professoressa nel talent show Amici di Maria De Filippi. Insomma, la Cuccarini, che in tutti questi anni di televisione non ha mai avuto alcuno scivolone mediatico, con la sua carriera di grande successo, sembra essere proprio la candidata perfetta per sostituire la bella Barbara D'Urso. Se la notizia dovesse essere confermata, non solo la nostra Barbarella nazionale dovrebbe cedere il suo scettro alla Cuccarini, ma anche la Isoardi, altro nome assai chiacchierato in questi giorni, vedrebbe ridotte le sue opportunità di farsi largo nella conduzione di un programma nella fascia pomeridiana domenicale. Per il momento però, TV Blog fa sapere che ancora nulla è stato confermato. Nessun accordo scritto o contratto ancora è stato ufficializzato. Sappiamo solo che i vertici Mediaset starebbero già pensando a delle soluzioni per il post Barbara D'Urso. E la Cuccarini sembrerebbe essere in lizza per accaparrarsi il posto di erede della D'Urso. Per il momento, le tre donne in carriera, Barbara, Lorella ed Elisa, ancora non si sono espresse sul loro futuro lavorativo, ma siamo sicuri che manca davvero poco per l'arrivo di conferme ufficiali. Noi non vediamo l'ora di scoprire cosa accadrà nella nuova stagione televisiva. Ma la notizia più raccapricciante è che è proprio Maria De Filippi a caldeggiare l'arrivo di Lorella Cuccarini. Ma non solo, la Queen Mary pare proprio che non nutra una profonda stima professionale nei confronti di Barbara D'Urso e proprio per questo stia pensando di sostituirla con l'insegnante di Amici. Dunque, stando agli ultimi rumors che girano nei corridoi del Biscione, Lorella Cuccarini occuperà i pomeriggi delle Domeniche Italiane su Canale 5. E voi, preferite Barbara D'Urso? Oppure Lorella Cuccarini? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace. Iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.